Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi sto portando in una località incredibile e unica al mondo che tutti gli anni attira milioni di visitatori e la località è Matera, o meglio i Sassi di Matera. Questa località veramente unica che è diventata patrimonio dell'UNESCO che oggi vi farò vedere da vicino e in maniera immersiva. Sì, perché non si può volare con nessun drone, infatti non li ho portati, ma ho portato Insta360. Quindi vi farò un tour praticamente a 360 gradi come se foste voi a Matera. Quindi secondo me riuscirò a trasmettervi qualcosa di incredibile. Quindi detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo e continuiamo questo viaggio di circa un'ora di macchina verso i Sassi di Matera. Perfetto, siamo arrivati a Matera, abbiamo parcheggiato, adesso abbiamo l'appuntamento fra circa un'ora con il servizio Ape Car, cioè questo servizio che viene fornito, ovviamente pagando, in cui viene data la possibilità di fare il giro di Matera Vecchia, appunto nei Sassi, a bordo di queste Ape Car. Il prezzo è di circa 80 euro per 3 persone e abbiamo scelto il giro quello più lungo, cioè la possibilità di un giro un po' più corto e un po' più lungo. Questo qua più lungo durerà circa 70 minuti e chi guida l'Ape Car poi ci darà anche delle nozioni appunto riguardante Matera Vecchia, ma questo poi lo scopriremo quando saliremo a bordo. Quindi adesso non ci resta che aspettare in attesa del tour un po' di fresco. Salve. Salve. Ah, ciao. Matera. Grazie. Quella è la prima volta, giusto? Sì. Ora vi spiego poi quello che faremo, visto che un giro lungo sarà molto più approfondito. Adesso, prima di accedere giù nei Sassi, questa zona qua dove partiamo è il centro storico, perché per noi sono due cose diverse. Questa è la parte 7-800 di Matera, cioè tutta la zona da dopo i Sassi. Ora andremo prima però in cattedrale, Piazza Duomo, che non è altro che il punto più alto dei Sassi. Voi avete già un giro da soli, siete appena arrivati? No, sono appena arrivati. Ah, ok, quindi andiamo lì su adesso. Piazza Duomo, dicevo, si chiama Civita, e Civita vuol dire città, cioè le prime case dei Sassi sono nate dall'alto, dal Duomo, e poi sono scesi giù formando queste due grosse vallate, che sono i due rioni dei Sassi, si chiamano Sasso Barisano e Caveoso. Quando scenderemo all'interno vi spiegherò perché si chiamano così e la differenza. Adesso siamo prima in alto. E così è iniziata la nostra giornata ai Sassi di Matera. La prima tappa la facciamo alla cattedrale di Matera. Qui a Matera ci sono oltre 200 chiese tra rupestri e non. Si fa il ticket di un euro per entrare nella cattedrale. Antonio, autista e proprietario dell'Ape Calessino, è un ottimo cicerone. Ora, come vi dicevo, siamo finalmente nel Sassi e questo è il primo quartiere, Barisano. Perché si chiama Sasso Barisano? Perché è appunto riporto a questa città di Bari. Poi faremo tutto la storia interna e arriveremo poi dall'altro lato, qui c'è l'altro quartiere di Sassi, si chiama Sasso Caveoso, quello lì ha la forma di un anfiteatro romano e quindi in latino cavea, cavea, caveoso. Ora, come avete visto, i Sassi sono case, perché per noi Sasso significa casa scavata, quindi anche se quelle case lì adesso guardandole sembrano tutte costruite, quello che vedete fuori, il muro esterno, è soltanto l'anticamera della casa, è un 25-30% massimo. Ah, ok. Quando si va all'interno di quella casa c'è la parte scavata e lo vedremo quando vi porterò alla casa grotta. Ora, questo materiale qui che noi è riuscito a scavare è questo. Noi lo chiamiamo in gergo tuffo, il materiale di Sassi, però il termine tecnico di questo materiale, questa è roccia calcarenitica, calcare di arenare, sabbia. Sapete perché la sabbia? Devi vedere qua, perché questo è importantissimo. Conchiglie fossili, conchiglie fossili, conchiglie fossili. Quello che c'è nella sabbia. Sapete perché? Perché qua milioni di anni fa c'era il mare. È impressionante, eh? Ora, quella parte lì però non dovete mai confondere con i Sassi, perché non sono i Sassi, è quello fatto dalla Murgia, chiamato l'alto piano delle Murgie, e arriva in Puglia, quindi arriva in un'altra regione. Non sono i Sassi di Matera, non sono i Sassi, sempre case, eh? Diciamo i Sassi, perché per noi, ripeto, sempre Balisano, Caveoso, diciamo i Sassi. Sassi. E intendiamo un quartiere, il Sasso Balisano e il secondo quartiere, il Sasso Caveoso. Okay.
Girare con l'ape calessino tra le stradine di Matera è qualcosa veramente di emozionante. Sulla lupa, penso di Luciana Magnani, che registra l'attuata The Passion, sì, quello sì. Poi c'è Wonder Woman, anche quello è stato qua. Hanno fatto i mercati delle Amazzoni, qui l'ultimo Wonder Woman, sì. Ah, vero? Era qua? Sì. Quando c'è quello piccolino fa la Amazzoni, sì, quando sono piccolino. Ha girato nella piazza dove andiamo adesso, per Scabioso, vi faccio vedere, c'è i mercati delle Amazzoni, ho visto girare, cercavo la testa principale, ma nessuno mi ha avvicinato perché è tutto blindato. Sì, certo. Questa è Terra Bruciata, con Rob Bove e Giancarlo Giannini. L'uomo delle stelle, Sergio Castellitto, C'è una volta, Sofia Loren e Omar Sharif, ci hanno fatto bellissimi film, sì, 40. Sono bellissimi, ci hanno fatto conoscere un po' del mondo. Ma quando si entra nella casa grotta, tutto si ferma, perché qua, all'interno di un ambiente come questo, hanno vissuto fino al 1953, cioè senza servizi igienici, senza acqua corrente. L'acqua era quella piovana raccolta, i servizi igienici, una latta cilindrica che poi veniva svuotata e poi tutti si viveva insieme con un'umidità incredibile all'interno di questa grotta. Se notate, la parte più interessante scavata è quella giù in fondo. Qui c'è le croci, quello lì di fronte è lo sfondo che ho già detto. Arrivo i palazzi in alto e ripreso la parte bassa, perché quella zona è quella che somiglia di più alla Palestina, Gerusalemme, bellissimo, Quella adesso è tutto del demanio, però là il comune di Matera non farà fare né attività commerciali né abitazioni. Che stiamo per andare a vedere adesso è la chiesa caveosa di San Pietro, mentre tutta questa area, la parte della chiesa e tutto quello che gli sta intorno, è stato il set di Wonder Woman. Quello che salta subito all'occhio entrando in questa chiesa è la semplicità, solo sassi e legno. Quando ci si affaccia nei punti panoramici si potrebbe stare per ore ad ammirare tutta questa meraviglia. Ma passeggiare nei vicoli e salire e scendere dai gradini di questi vicoli qui a Matera è qualcosa di surreale. Thank you.
E ovviamente non può mancare l'acquisto dei souvenir dei sassi di Matera, che qua ovviamente sono tutti artigianali. Grazie. Grazie. Ragazzi, il giro è finito, sono le 21 e stiamo tornando alla macchina. È stata una giornata bellissima, un sacco di emozioni e tanto, tanto spettacolo di questi sassi di Matera. Veramente un posto incantevole ed è un posto che non avevo mai visto, a parte le foto e dal vivo è qualcosa di eccezionale. E se tutto questo video immersivo con Insta360 One Air vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di questa location, erano arrivati tantissimi spoiler. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutti i droni e la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial o novità. Ciao e al prossimo video!